Il seguito che tutti stavano aspettando era finalmente arrivato. Il 10 ottobre 1994 fu rilasciato Doom 2 Hell on Earth. Al contrario di come fu gestita la vendita del precedente titolo, questo fu venduto direttamente ai negozi e non attraverso posta, favorendo in questo modo la sua diffusione in modo legale. La trama del gioco riprende esattamente dopo gli eventi di Doom. Il Marine, che dopo essere riuscito a fermare le orde infernali sulle lune di Phobos e Deimos ed essere ritornato vittorioso sulla Terra, nota che l'invasione si è spostata proprio sul suolo natio e quindi non può far altro che continuare il suo massacro nei confronti dei demoni. Con tutte le maggiori città del mondo in rovina, i leader del mondo rimasti decidono di far evacuare i sopravvissuti su delle navi spaziali, ma lo spazioporto è l'unica via e i demoni lo proteggono con un potente campo di forza. I soldati ancora vivi tentano di farsi strada, ma vengono decimati lasciando ancora una volta tutto nelle mani del protagonista, che riuscirà ancora a farcela. Poi, il Marine, grazie ad aiuti esterni, trova la sorgente dell'invasione, un enorme demone chiamato Icona del Peccato. La sua morte chiude definitivamente il portale sulla Terra e il pianeta è salvo. Doom 2 non è molto differente dal suo predecessore, non c'è stato un incredibile miglioramento tecnologico a livello grafico, ma a livello di engine per contenere più settori e di conseguenza mappe più grandi. Il gameplay consiste ancora nel trovare un exit che conduce al prossimo livello e che di solito richiede quasi sempre una chiave che dovremo trovare ammazzando mostri ed esplorando nuove aree. Ma al contrario del predecessore ci saranno meno vicoli ciechi per facilitare la navigazione e mappe veramente imponenti per far sentire il giocatore ancora più piccolo e indifeso nel mondo in cui si muove. L'introduzione di nuovi nemici come l'Heavy Weapon Dude, l'Hell Knight, il Mancubus, il Revenant, l'Arachnotron, il Pain Elemental, l'Erch Vile e la stessa Icona del Peccato permettono di variare un po' il gameplay grazie alla loro IA aumentata e ai loro nuovi attacchi. L'unica nuova arma è Super Shotgun, altresì conosciuta in Italia come la doppietta. Quest'arma rende ogni orda facile da contenere grazie al suo incredibile raggio di fuoco e alla sua potenza. Se avete equipaggiato quest'arma sarete imbattibili dalla breve distanza, ma non sperate di poterla usare per battere i nemici che sono troppo lontani dalla vostra posizione, perché non li colpirete mai. Contrariamente a Doom, il suo seguito è un'incredibile catena di livelli con dei brevi intermezzi, cancellando così la possibilità di episodi. Così facendo, il vantaggio maggiore è che si possono portare tutte le armi che trovate sin dal primo livello fino all'ultimo, e sebbene non ci siano episodi, le mappe hanno un tema che è possibile riconoscere. Il primo terzo del gioco è chiaramente una base futuristica per poi lasciare posto al tema industriale e infine al tema infernale. Gli svantaggi del gioco sono che le mappe sono obiettivamente di meno rispetto al precedente titolo, ne mancano infatti 4 all'appello, ed inoltre non si trovano molti colpi per le armi più potenti del gioco per evitare che si possa usarle quando si vuole, ma solo nelle situazioni necessarie. Ma tutto questo non impedì a questo gioco di vincere nel 1995 l'Origins Award come miglior gioco di tipo fantasy o science fiction di 1994 e diventando il gioco più venduto di quell'anno, oltre a mantenere il primato di gioco più venduto della id Software. Volete sapere delle piccole curiosità del gioco? Ebbene, eccovele qui. I livelli 31 e 32, rispettivamente il livello segreto e il livello super segreto di Doom 2, sono il paradiso degli easter eggs. Cominciamo con il dire che ci sono delle perfette riproduzioni della mappa E1M1 e E1M8 del gioco Wolfenstein 3D, predecessore di Doom e altro capolavoro della id. Ma non è finita qui. I nomi delle mappe sono rispettivamente Wolfenstein e Grosse. E per chi non lo sapesse, Hans Grosse è appunto il primo boss che incontrate in Wolfenstein. Infine, tutti e due i livelli sono abitati da mostri nuovi, quali le SS di Wolfenstein 3D. Ed è dai Commander Keen impiccati. I Commander Keen naturalmente è un altro famoso gioco della id. Mappa 21, Nirvana. Ad inizio livello potrete trovare una doppietta. E fino a qui non c'è nulla di strano, ma se siete fan del gruppo grunge Nirvana non potrete aver fatto ovviamente associazione di idee. Kurt Cobain, il famoso frontman del gruppo, si suicidò lo stesso anno dell'uscita di Doom 2, proprio con un colpo di fucile. Non è mai stato reso noto se fosse stata una cosa intenzionale o meno, ma a detta dei programmatori nessuno aveva pianificato nulla. Anche se sembra abbastanza strana la coincidenza se partite dal pistol start. La prima cosa che vedete in quella mappa, appunto, è la doppietta. Un riferimento celato, a voi le conclusioni. Infine la boss fight dell'Icona del Peccato. Se ascoltate bene, quando entrate nella zona finale ascolterete un breve messaggio che sembra non significare nulla.
ma provate a registrarlo e ad ascoltarlo in the verse. Sì, avete ascoltato bene. Il mostro dice proprio "To win the game you must beat me, John Romero". Il riferimento è ancora più chiaro se si utilizza il codice per poter oltrepassare le pareti e guardare il vero cervello della Icon of Sin, una testa del programmatore John Romero. Che storia c'è dietro? Durante lo sviluppo, i programmatori vollero fare uno scherzo a Romero mettendolo proprio come boss finale, dato che era ossessivamente preso dal giocare alla sua creazione. Ci gioca tuttora e frequenta pure l'ambiente dei tornei, se vi interessa saperlo. Romero, dato che era un mapper, prima di rilasciare la versione 1.0 di Doom 2, fece in modo di ricontrollare tutto, in modo che se ci fossero bug o glitch o di freeze temporanei, e fu così che venne a sapere della famosa testa mozzata che c'era dietro l'Icon of Sin. Per controbattere allo scherzo, con l'aiuto di Robert Prince registrò la sua voce, la fece distorcere e poi la invertì. Il messaggio sibillino non fu capito dai membri della ID, che credevano che il boss stesse parlando in una lingua infernale o aliena. I primi a capirlo furono i fan. Infine, le canzoni che ascoltate all'interno di Doom 2 sono tutti dei rifacimenti di canzoni di gruppi più famosi. Ecco qui un breve elenco di quelle che sono state riconosciute come sicure: Running From Evil e Hangar 18 dei Megadeth, Sean's God Shotgun e South of Heaven degli Slayer, e ha persino lo stesso assolo di batteria iniziale. Into Sandy City e Sex Type Thing dei Stone Temple Pilots, The Demon's Dead e After All the Dead dei Black Sabbath, Waiting for Romero to Play e This Love dei Pantera, Bye Bye American Pie e Damn Bones degli Alice in Chains, protagonisti anche della cover della mappa 25 Adrian's Sleep, che in realtà è Angry Chair.